Ciao a tutti amici di xtmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovissimo mouse da gaming della SteelSeries, parliamo del Rival 700. Partiamo velocemente dalla confezione, dove troviamo alcune delle principali caratteristiche relative al mouse, tra cui il primo e forse display OLED integrato in un mouse da gaming con sistema di notifiche, che ci permetterà di ricevere appunto alcune notifiche e statistiche relative al gioco, quindi quante kill staremo effettuando, quante volte siamo morti, il KD ratio e quant'altro. Ovviamente sono delle impostazioni eseguibili e personalizzabili tramite del software di gestione. Non solo, abbiamo anche degli avvertimenti tattili che ci permetteranno di ricevere tramite una vibrazione da parte del mouse ulteriori statistiche in gioco. Dotato anche del sistema di retroilluminazione Prisma RGB, compatibile con i sistemi Windows e Mac. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del mouse e quanto abbiamo già detto prima circa le caratteristiche riportate con una descrizione un po' più dettagliata. Vi mostriamo anche la confezione molto caratteristica del SteelSeries Rival. Come possiamo vedere, troveremo all'interno il bundle e il mouse stesso. Un bundle che si compone di una Quick Start Guide, due cavi intercambiabili, uno in guaina ed uno in treccia di tessuto, entrambi con connettore placcato oro. Infine troviamo il mouse SteelSeries Rival 700. Come possiamo notare, la forma e il design riprendono molto quelli del primo Rival, della prima versione. Troviamo una colorazione prettamente nera, quindi il mouse risulta molto elegante e classico. Le dimensioni lo rendono ideale per coloro che hanno una presa clou e fingertip, ma sinceramente con una mano leggermente più piccola, come nel caso mio, avremo la possibilità di impugnarlo anche palm grip. Passando ad analizzarlo un po' più da vicino, troviamo nella parte superiore e nella retro una cover, in questo caso di plastica, con una finitura abbastanza caratteristica, dotata del logo della SteelSeries, da cui verrà retroilluminata l'illuminazione che appunto sceglieremo tramite il software di gestione. È una cover che è possibile intercambiare con altre due che sono venute come accessorio da parte del SteelSeries, e quindi personalizzare completamente il mouse per un miglior grip dello stesso. Nel retro completamente troviamo un classico inserto in gomma stampato 3D con la scritta Rival, come anche nei primi modelli Rival. Tornando alla parte anteriore, troviamo una rodellina molto silenziosa di tipo cliccabile, dotata di un rivestimento in gomma, di un singolo tasto per lo switch dei DPI, fino a 16.000 DPI, ovviamente non li sfrutteremo mai. Spostandoci nella parte di sinistra troviamo tre tasti che potremo sempre personalizzare: un inserto in gomma con una texture esagonale nitro d'ave che ci permetterà di poggiare il pollice, quindi di avere un miglior grip, e ovviamente la superficie lucida in plastica da cui troveremo il display OLED. Un display OLED che ci permetterà di eseguire, cioè visualizzare, scusate, non solo le statistiche in gioco, ma eventualmente anche di inserire dei loghi sempre tramite il software di gestione e proiettarli in questa zona del mouse. Spostandoci invece nel lato destro del mouse, troviamo una superficie interamente gommata, sempre con questa texture a nitro d'ape, che ci permetterà sempre un ottimo grip sul mouse stesso. Posizionandolo nella parte frontale, possiamo vedere la forma caratteristica dei Rival da parte di SteelSeries. Spostandoci nella parte inferiore del mouse, troviamo la vera caratteristica di questo mouse, che forse è insieme a quella del display OLED unica, è quella che SteelSeries ha dotato questo mouse di una caratteristica di intercambiabilità e personalizzazione assolutamente eccezionale.
Ovvero, svitando queste quattro viti, avremo la possibilità di espellere il bulbo contenente il sensore. In questo caso troviamo un sensore PixArt PMW3360, come abbiamo detto, fino a 16.000 dpi, che potrà essere sostituito con un Avago di tipo laser 9800, che è venduto come accessorio e quindi acquistabile a parte. Ovviamente per chi gioca FPS o comunque cerca dei mouse abbastanza precisi, consigliamo vivamente di mantenere questo sensore senza acquistare il sensore 9800 della Vago, che è comunque un sensore abbastanza obsoleto. Nella parte avanzata troviamo anche la gestione completamente personalizzata del cavo. Infatti, come abbiamo visto, potremo inserire o il cavo in guaina oppure quello là rivestito in treccia di tessuto. Presenti tre mousefit di buone dimensioni. E il mouse dunque risulta davvero non solo gradevole all'aspetto, ma anche pieno di caratteristiche e davvero ben realizzato. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete tutte le loro immagini, la nostra recensione e approfondimenti con i testi circa questo nuovo mouse da parte di Stessires. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.